La cosa minima vedrà, noi andremo lì per dire, potrà parlare ai eh, tre gruppi di, di allievi, preti e ragazzi di oggi che sono in finanziari delle nostre strutture. Santo Padre, sono lieto di darle il benvenuto in questo luogo che per oltre 12, quasi 13 anni è stato teatro della testimonianza di fedeltà a Dio, alla Chiesa e ai poveri da parte di un prete della Chiesa fiorentina, don Lorenzo Milani. Ad accoglierla con me ci sono coloro che... Alcuni a San Donato a Calenzano e altri qui a Barbiana, sono lì sulla sua destra, Santità, hanno potuto fare esperienza come allievi della scuola di Don Lorenzo, del percorso educativo con cui egli ha offerto a quanti la società lasciava ai margini la possibilità di accedere alla piena dignità della persona nella cittadinanza e nella fede mediante il possesso della parola. Ci sono poi alcuni sacerdoti tra cui gli attuali parroci delle tre parrocchie in cui Don Milano ha esercitato il ministero pastorale, alcuni anziani sacerdoti che hanno condiviso con lui gli anni di formazione nel seminario fiorentino e più indietro i più giovani del nostro presbiterio, eredi della testimonianza che Don Milani e altri grandi preti del secolo scorso ci hanno lasciato. Infine abbiamo qui, davanti a lei, proprio una piccola rappresentanza dei molti ragazzi e giovani che si trovano in particolari situazioni di disagio e a cui la nostra comunità offre oggi percorsi formativi in diverse forme ed esperienze. Siamo ben consapevoli che la figura e la vicenda di Don Lorenzo Milani vanno liberate da ogni retorica, non vanno mitizzate, vanno sottratte a strumentalizzazioni ideologiche, difendendone invece la permanente e feconda provocazione. Non cerchiamo in lui un esempio da imitare, cosa che egli ha sempre sfuggito e ha sempre declinato a chi si avvicinava a lui, non imitatemi, ma vorremmo ripensare le ragioni per cui non fu compreso nei suoi giorni e le ragioni per cui può ancora illuminare la dedizione di tutti, in particolare dei preti, la dedizione al Vangelo, alla Chiesa e ai poveri, in questo nostro tempo. Per questo l'ascoltiamo ora con attenzione e la ringraziamo fin d'ora per quanto ci dirà. Cari fratelli e sorelle, sono venuto a Barbiana per rendere omaggio alla memoria di un sacerdote che ha testimoniato come, nel dono di sé a Cristo, si incontrano i fratelli nelle loro necessità e li si serve perché sia difesa e promossa la loro dignità di persone. Con la, stessa, con la stessa donazione di sé che Gesù ci ha mostrato fino alla croce. Mi rallegro di incontrare qui coloro che furono a suo tempo allievi di Don Lorenzo Milani, alcuni nella scuola popolare di San Donato a Calenzano, altri qui nella scuola di Barbiana. Voi siete i testimoni di come un prete abbia vissuto la sua missione nei luoghi in cui la Chiesa lo ha chiamato con piena fedeltà al Vangelo e proprio per questo con piena fedeltà a ciascuno di voi che il Signore gli aveva affidato. E siete testimoni della sua passione educativa, del suo intento di risvegliare nelle persone l'umano per aprirle al divino. Di qui il suo dedicarsi completamente alla scuola, con una scelta che qui a Barbiana egli attuerà in maniera ancora più radicale. La scuola per Don Lorenzo non era una cosa diversa rispetto alla sua missione di prete, ma il modo concreto con cui svolgere quella missione, dandole un fondamento solido. E capace di innalzare fino al cielo. E quando la decisione del vescovo lo condusse a Calenzano, da Calenzano a qui, tra i ragazzi di Barbiana, capì subito che il Signore aveva permesso quel distacco: era per dargli dei nuovi figli da far crescere e da amare. Ridare ai poveri la parola perché senza la parola non c'è dignità e quindi neanche libertà e giustizia. Questo insegna Don Milani. Ed è la parola che potrà aprire la strada alla piena cittadinanza nella società, mediante il lavoro e alla piena appartenenza alla Chiesa con una fede consapevole. Questo vale a suo modo anche per i nostri tempi. In cui solo possedere la parola può permettere di discernere tra i tanti e spesso confusi messaggi che ci piovono addosso e di dare espressione alle istanze profonde del proprio cuore, come pure alle attese di giustizia di tanti fratelli e sorelle che aspettano giustizia di quella umanizzazione che rivendichiamo per ogni persona su questa terra accanto al pane, alla casa, al lavoro, alla famiglia, fa parte anche il possesso della parola come strumento di libertà e fraternità. Sono qui anche alcuni ragazzi e giovani che rappresentano per noi i tanti ragazzi e giovani che oggi hanno bisogno di chi li accompagni nel cammino della loro crescita. So che voi, come tanti altri nel mondo, vivete in situazioni di marginalità e che qualcuno vi sta accanto per non lasciarvi soli e indicarvi una strada di possibile riscatto, un futuro che si apra su orizzonti più positivi. Vorrei da qui ringraziare tutti gli educatori, quanti si pongono al servizio della crescita delle nuove generazioni, in particolare di coloro che si trovano in situazione di disagio. La vostra è una missione piena di ostacoli, ma anche di gioie, ma soprattutto è una missione, una missione d'amore, perché non si può insegnare senza amare e senza la consapevolezza che ciò che si dona è solo un diritto che si riconosce, quello di imparare. E da insegnare ci sono tante cose, ma quella essenziale è la crescita di una coscienza libera, capace di confrontarsi con la realtà e di orientarsi in essa guidata dall'amore e dalla voglia di compromettersi con gli altri, di farsi carico delle loro fatiche e ferite, di rifugire da ogni egoismo per servire il bene comune. Troviamo scritto in lettera a una professoressa «Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio, sortirne tutti insieme è la politica» sortirne da soli e l'avarizia. Questo è un appello alla responsabilità, un appello che riguarda voi, cari giovani, ma prima di tutto noi, adulti, chiamati a vivere la libertà di coscienza in modo autentico, come a ricerca del vero, del bello e del bene, pronti a pagare il prezzo che ciò comporta e questo senza compromessi. Infine, ma non da ultimo, mi rivolgo a voi sacerdoti che ho voluto accanto a me qui a Barbiana. Vedo tra voi preti anziani che avete condiviso con don Lorenzo Milani gli anni del seminario o il ministero in luoghi qui vicini, e anche i preti giovani, che rappresentano il futuro del clero fiorentino e italiano. Alcuni di voi siete dunque testimoni dell'avventura umana e sacerdotale di Don Lorenzo, altri ne siete eredi. A tutti voglio ricordare che la dimensione sacerdotale di Don Lorenzo Minani e alla radice di tutto quanto sono andato rievocando finora di lui. Dimensione sacerdotale, è la radice di tutto quello che ha fatto. Tutto nasce: tutto nasce dal suo essere prete, ma a sua volta. Il suo essere prete ha una radice ancora più profonda, la sua fede. Una fede totalizzante, che diventa un donarsi completamente al Signore e che nel ministero sacerdotale trova la forma piena e compiuta per il giovane convertito. Sono note le parole della sua guida spirituale, don Raffaele Bensi al quale hanno attinto in quegli anni le figure più alte del cattolicesimo fiorentino, così vivo attorno alla metà del secolo scorso sotto il paterno ministero del venerabile cardinale Elia dalla costa. Così ha detto don Bensi, per salvare l'anima, venne da me. Da quel giorno d'agosto fino all'autunno, si ingozzò letteralmente di Vangelo e di Cristo. Quel ragazzo partì subito per l'assoluto, senza via di mezzo. Voleva salvarsi e salvare, ad ogni costo. Trasparente e duro come un diamante, doveva subito ferirsi e ferire. Essere prete, come il modo in cui vive l'assoluto, Diceva sua madre Alice: Mio figlio era in cerca dell'assoluto, lo ha trovato nella religione e nella vocazione sacerdotale. Senza questa sete di assoluto si può essere dei buoni funzionari del sacro, ma non si può essere preti, preti veri, capaci di diventare servitori di Cristo nei fratelli. Cari preti, con la grazia di Dio. Cerchiamo di essere uomini di fede, una fede schietta, non anacquata, e uomini di carità, carità pastorale verso tutti coloro che il Signore ci affida come fratelli e figli. Don Lorenzo ci insegna anche a voler bene alla Chiesa come le volle bene lui, con la schiettezza e la verità che possono creare anche tensioni, ma mai fratture, abbandoni. Amiamo la Chiesa, cari confratelli, e facciamola amare, mostrandola come madre premurosa di tutti, soprattutto dei più poveri e fragili, sia nella vita sociale, sia in quella personale e religiosa. La Chiesa che Don Milani ha mostrato al mondo ha questo volto materno e premuroso, proteso a dare a tutti la possibilità di incontrare Dio e quindi dare consistenza alla propria persona in tutta la sua dignità. E prima di concludere non posso tacere che il gesto che oggi compiuto vuole essere una risposta a quella richiesta più volte fatta da don Lorenzo al suo vescovo, e cioè che fosse riconosciuto e compresso nella sua fedeltà al Vangelo e nella rettitudine della sua azione pastorale. In una lettera al vescovo scrisse se lei non mi onora oggi con un qualsiasi atto solenne, tutto il mio apostolato apparirà come un fatto privato. Dal cardinale Silvano Piovanelli di cara memoria in poi gli arcivescovi di Firenze hanno in diverse occasioni dato questo riconoscimento a Don Lorenzo. Oggi lo fa il vescovo di Roma. Ciò non cancella le amarezze che hanno accompagnato la vita di Don Milani. Non si tratta di cancellare la storia o di negarla, bensì di comprenderne circostanze e umanità in gioco, ma dice che la Chiesa riconosce in quella vita un modo esemplare di servire il Vangelo, i poveri e la Chiesa stessa. Con la mia presenza a Barbiana, con la preghiera sulla tomba di don Lorenzo Milani, penso di dare risposta a quanto auspicava sua madre. Mi preme, diceva soprattutto, che si conosca il prete, che si sappia la verità, che si renda onore alla Chiesa anche per quello che lui è stato nella Chiesa e che la Chiesa renda onore a lui. Quella Chiesa che lo ha fatto tanto soffrire, ma che gli ha dato il sacerdozio e la forza di quella fede che resta per me il mistero più profondo del mio figlio. Se non, se non si comprenderà realmente il sacerdote che don Lorenzo è stato, difficilmente si potrà capire di lui anche tutto il resto, per esempio il suo profondo equilibrio. Fra durezza e carità, fino a qui la madre. Incontro con la madre del parroco, questo è il testo. Il prete, trasparente e duro come un diamante, oggi continua a trasmettere la luce di Dio sul cammino della chiesa. Prendete la fiaccola e portatela avanti. Grazie. E Adesso vi invito a pregare la Madonna tutti insieme, nostra Madre, perché ci custodisca, ci accompagna nel cammino, tutti. Ave Maria, piena di grazie Signore con te, tu sei benedetta fra le benedetta. Santa Maria, prega per noi peccatori. Adesso. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie tante di nuovo, pregate per me. Non dimenticatevi, eh? Eh? che anche io prenda l'esempio di questo bravo prete. Eh? Grazie della vostra presenza, che il Signore vi benedica. E voi, sacerdoti, tutti eh? perché no, non c'è pensione nel sacerdozio? Eh? Tutti, eh? tutti avanti, eh? avanti e con coraggio. Eh? Grazie. c'è la barbara che ha bisogno. Guarda, troppo Sì, qualcuno si. Sì. Eccola. lì. Mi dai una mano? c'è una mano da me. Ce ne vuole un altro. Ce ne vuole due. Aspetta, c'è ne vino.